Ciao Runner Rospi e benvenuti a questo nuovo fantastico Draw My Childhood. Avete presente cosa sono i bambini? Ora molti di voi lo saranno ancora, tanti altri saranno un po' cresciuti. Sta di fatto che i bambini sono i nuovi inquilini di un mondo che vive secondo le sue regole e le sue leggi. Ma pur non avendo gli strumenti per dare una spiegazione a tutte le cose che si vede accadere attorno, un bambino è comunque un acuto osservatore. Ma perché mi sono ritrovata a fare questa premessa? Per il semplice fatto che tutti quanti noi da bambini ci siamo sicuramente posti delle domande. E abbiamo anche provato a darci delle risposte talvolta, e questo ha dato luogo alle credenze che avevamo da bambini, ovvero le spiegazioni totalmente irrazionali, ma non per questo illogiche, dei fatti che ci accadevano attorno. E tra l'altro molti di noi abbiamo in comune queste credenze perché tutti quanti poi tendevamo a dare la stessa spiegazione alle cose. Ed io sono qui per raccontarvi quali sono le mie 5 credenze che avevo da piccola. La numero 1 riguarda proprio la nostra voce, ovvero le corde vocali. Quando ero piccola mi era stato spiegato che dentro la nostra gola la cosa che ci permetteva di parlare erano esattamente queste famigerate corde vocali che, non si sa, vibravano come delle corde, appunto. Ora, le corde vocali sono effettivamente due lembi tendinei che stanno appunto nella gola, ma io credevo che all'interno della gola ci fossero ben 7 corde, una per ogni nota musicale, e che fossero tutte quanti molto simili a quelle per esempio di una chitarra. E no, questa cosa non ha nessun senso, e adesso che ve la sto raccontando mi rendo conto che dicendola ad alta voce ha ancora meno senso di quanto non fosse già nella mia testa, e proprio per questo direi di passare direttamente alla credenza numero 2. L'inglese! L'inglese è la lingua che ci veniva insegnata a scuola, è la lingua che ci veniva insegnata talvolta nei cartoni animati, era quella lingua che ti veniva detto: mi raccomando, impara l'inglese perché un giorno ti sarà molto utile per parlare con le persone che vivono nel resto del mondo. Parliamo ancora di un'epoca prescolastica, sta di fatto che io comunque non avevo ben capito quale fosse l'effettiva distanza tra l'Italia e l'Inghilterra. Proprio per questo mi ero abituata a pensare che al di là delle montagne che vedevo in lontananza ci fosse proprio l'Inghilterra, mentre in realtà quello era l'Appennino tosco-emiliano e quello che stava di là era appunto l'Emilia-Romagna. E quindi per me l'Emilia-Romagna era l'Inghilterra e lì si parlava inglese. Ed essendo molto vicino era proprio per questo che bisognava imparare l'inglese. Poteva capitare che qualche inglese oltrepassasse le montagne. Giusto? Ed eccoci arrivati alla terza credenza che avevo da piccola. Probabilmente non sarò stata l'unica a trovarmi in difficoltà nel tentativo di dare una spiegazione al perché i nostri arti formicolassero. Sapevo che era una cosa che aveva qualcosa a che fare con il sangue, ma non sapevo bene cosa. Quindi, per semplicità, ecco qui uno schema di come io credevo che fosse fatto l'apparato circolatorio. Essenzialmente, io credevo che dal momento in cui noi stringevamo una parte del nostro corpo e impedivamo l'afflusso di sangue, questo iniziasse a circolare all'interno delle vene, un po' come quando tentiamo di bere una bibita esaurita e fa quelle bollicine nella cannuccia. Quel suono tipo... E pensare che io sarei dovuta diventare un medico un giorno, meno male che ho pensato che non fosse poi tanto una buona idea. Credenza numero 4. Quando io e anche molti di voi eravamo ancora piccoli, non era stato ancora introdotto l'euro nell'Unione Europea. Di conseguenza c'era ancora la lira, quella moneta per cui sulla banconota da 1000 lire c'era, secondo me, raffigurata la mia bisnonna. Io essenzialmente credevo, ascoltando le varie transazioni che avvenivano tra mia madre e, che ne so, la commessa del supermercato, la commessa del negozio, la commessa del supernegozio, sentivo sempre che si parlava di 10.000 lire, 20.000 lire. Quello che io avevo estrapolato da questa cosa è che la moneta si chiamasse in realtà 1.000 lire. Poi ovviamente crescendo, anche se non c'è stato bisogno di crescere così tanto, mi è bastato capire cosa fossero le migliaia, ho capito quale fosse la differenza tra le due cose. E mi ricordo che poco dopo aver raggiunto l'illuminazione a riguardo, mio padre mi aveva chiesto: ehi, perché non spieghi a tuo cugino come si contano i soldi? E io mi ricordo che con la mia aria da saccente, perché io sapevo una cosa e lui no, avevo introdotto il discorso dicendo: allora, innanzitutto devi sapere che la moneta non si chiama 1000 lire, ma solo lire, perché 1000 in realtà da solo non vuol dire niente. La quinta e ultima cosa sono sicurissima che l'avrete pensata almeno una volta anche voi. A me capitava spesso, quando avevo a che fare con persone che interagivano in qualche modo con me, di domandarmi se quelle persone non fossero in realtà state programmate appositamente per conversare o avere un rapporto sociale di qualche tipo con me. Quindi mi domandavo se in realtà non fossero tutti quanti dei robot costruiti e messi lì appositamente per creare tutto il mondo che io avevo attorno. Niente, queste sono in sostanza le 5 cose che credevo da piccola. Ricordate di lasciare un mi piacino se questo video vi è piaciuto e soprattutto di lasciare un commento qua sotto raccontandomi la cosa o le cose in cui invece credevate voi da piccoli. I commenti più belli che mi lascerete verranno utilizzati per creare il prossimo video, ovvero non le cose in cui credevo io da piccola, ma le cose in cui credevate voi da piccoli. Quindi mi raccomando, il destino del mio prossimo video è nelle vostre mani.